Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Inizio questo video scusandomi per gli occhiali, probabilmente vedrete il riflesso della luce sulle lenti, però da quando ho iniziato YouTube ho perso giusto un po' di diottria, quindi non sopporto le lenti a contatto e di conseguenza sarebbe meglio che ogni tanto io li porti, gli occhiali. Detto questo, vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma vi ricordo anche che è uscito il mio shop, vi lascio tutte le informazioni qui sotto nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Oggi sono qui per raccontarvi una storia molto triste, perché vede come protagonista una giovane ragazza di appena 19 anni, con tanti sogni nel cassetto, purtroppo spezzati troppo presto. Siamo alle pendici dell'Etna, è il 24 luglio del 2010 e tutto inizia con due operai dell'Enel che partono da Catania in cerca di una villetta dove rubano elettricità per non pagare le bollette. I due uomini individuano ben presto la villa, si trova ad Adrano, ma notano anche qualcosa di terribile. Uno dei due uomini esclama: «Ma cosa c'è lì? Una bambola? Penzola!» E invece, a penzolare all'esterno di quella villa di Adrano, è presente una donna che pare si sia impiccata ad una trave. La ragazza ha 19 anni e si chiama Valentina Salamone. Stringe tra le mani il cappio che le affonda nella gola. Una sedia rovesciata accanto alla ragazza sembra raccontare a tutti la storia di un suicidio. Anche la guardia medica, chiamata dai carabinieri, legge la stessa identica storia. Quella ragazza si è tolta la vita. Ci sono delle anomalie, però, su quella scena del crimine. Ve ne dico una tra le tante, poi sicuramente andremo a vederle più nello specifico. Valentina indossa delle scarpe alte e i suoi piedi toccano terra. Solo il tallone risulta leggermente sollevato. Forse sarebbe necessario condurre delle indagini più approfondite, ma la verità per quanto mi riguarda è ancora più tremenda. Tremenda per i genitori di Valentina, per i suoi fratelli e le sue sorelle. Perché tutti sembrano avere una gran fretta di archiviare il caso come suicidio. Hanno fretta i carabinieri che non sottopongono a sequestro la villa, ha fretta il magistrato che non dispone l'intervento sul luogo del medico legale per i rilievi del caso, ma si affida ad un pediatra di turno alla guardia medica, che, vorrei sottolineare, di medicina forense non ne sa nulla, non perché sia colpa sua, ma perché non è quello il suo campo. Eppure, nonostante tutto, il caso procede velocemente verso l'archiviazione come suicidio. Un carabiniere taglia la corda per liberare Valentina, ma non si preoccupa di toglierle il cappio che è ancora lì, attorno al suo collo. Infine, i carabinieri chiamano le pompe funebri per far portare via il corpo della ragazza. Prima di chiudere la bara, gli inquirenti finalmente si degnano di avvisare i genitori di Valentina, che abitano a Biancavilla, un paese vicino ad Adrano. Si dirigono quindi presso l'abitazione dei genitori di Valentina e, ad aprire la porta, è sua sorella Agata. Il carabiniere le dice: «Mi dispiace, signorina, è accaduta una disgrazia a sua sorella». Nient'altro. Il padre di Valentina, Nino, prende la macchina e si reca ad Adrano con i suoi figli, Agata e Nicola. Quando Nino arriva sulla scena del crimine, vede già sua figlia dentro un sacco nero, poi riposta in una bara. Le autorità non delimitano la scena del crimine, non raccolgono prove. Il maresciallo si avvicina a Nino dicendogli: «È meglio che se la prenda e la porti a casa, perché poi facciamo troppa confusione». Nicola, il fratello di Valentina, si mette in mezzo, apre il sacco e nota che non si sono neanche degnati di toglierle la corda attorno al collo. Quindi lo fa lui. Nino, Agata e Nicola si fanno forza e salgono in macchina seguendo il carro funebre. Arrivati a casa, scaricano la cassa con all'interno Valentina. Quando Pina, la madre di Valentina, vede il carro funebre, scoppia in lacrime, non ci crede. Non può essere successo. La sua bambina non può essere morta. Nino, Agata e Nicola portano in casa Valentina. Le sorelle la spogliano, la lavano e si rendono conto che la ragazza ha addosso parecchi lividi. In quella notte la vita di una famiglia intera scorre in un attimo. In una nuvola tutta la vita di Valentina, tutti i sorrisi, tutti i suoi capricci svaniscono. Valentina non c'è più. Sono le sue sorelle e la sua mamma che si preoccupano di lavarla. Inizialmente lo fanno con acqua calda e alcol, poi la rilavano usando il suo bagnoschiuma preferito. Infine qualcuno consiglia ad Agata di prendere i vestiti che indossava Valentina e bruciarli, perché porta male tenerli in casa o buttarli via. E basta, insomma, bisogna bruciarli. I familiari di Valentina quella notte sono turbati, non si rendono conto di cosa sia accaduto davvero, vivono in una sorta di limbo in cui pensano: «Dai,
Adesso aprirà gli occhi, adesso si sveglierà, Valentina si risveglierà e tornerà tutto come prima. Purtroppo accettare un lutto appreso peraltro in tal maniera è davvero difficilissimo. Quella sera le sorelle non bruciano i vestiti di Valentina, si limitano a metterli in un sacco che poi ripongono in bagno. Poi le sorelle la vestono tutta di bianco e infine la truccano. Il giorno dopo alcuni amici di Valentina che usavano quella la villetta da Adrano entrano in casa col proprietario e puliscono. Puliscono tutto. Beh, una cosa importante da sapere c'è. La sera prima, proprio in quella villa, c'è stata una festa in cui hanno partecipato proprio quegli amici che ora, in modo totalmente freddo, puliscono la casa. Incredibilmente, i soggetti che avevano partecipato alla festa la notte in cui è morta Valentina si affrettano a ripulire tutte le tracce di sangue. La domanda qui è una: perché questa fretta? Sembra che gli amici di Valentina siano parecchio freddi in questa circostanza. Non dico che dovrebbero piangere e autoflagellarsi, ma quantomeno provare a fingere di essere addolorati, cosa che in effetti non avviene. I carabinieri qualche giorno dopo tornano alla villa su indicazione della procura. Infatti Nino, con un esposto, ha chiesto un approfondimento delle indagini. Gli inquirenti però trovano la scena del crimine linda, pulita, perfetta, eppure vuota. Non ci sono più divani, sui letti non ci sono più le lenzuola. Ciò che rimane agli inquirenti sono le 44 foto scattate il giorno del rinvenimento del corpo di Valentina. 6 giorni dopo il ritrovamento del corpo di Valentina, i carabinieri di Paternò decidono di convocare tutte le persone che la sera precedente al ritrovamento erano state nella villetta di Adrano. Inizia dunque una lunga notte di interrogatori, che inizia, pensate, alle 16 del pomeriggio e si conclude alle 4 del mattino. Quella notte i carabinieri cominciano a conoscere i protagonisti di questa bruttissima storia. La prima ad essere sentita è la minorenne del gruppo, Graziana, che conosceva Valentina da circa un mese, in quanto si era inserita in una sua compagnia frequentata da ragazzi molto più grandi. Valentina le aveva confidato che aveva una relazione con Nicola Mancuso. Lui però è sposato e ha 3 figli. L'esistenza della relazione tra Nicola e Valentina è il primo tassello che i carabinieri acquisiscono in quella lunga serie di interrogatori. La loro è una relazione clandestina vissuta all'interno di una comitiva che mette insieme ragazze giovani e uomini adulti. Nicola, infatti, ha 28 anni. Poi ci sono Alfio e Giuseppe. Le ragazze di quella comitiva sono diverse. Oltre a Valentina c'è un'altra ragazza di nome Valentina, detta anche la bionda, però non esce così spesso con loro. Invece Arianna e Graziana ci sono sempre. La famiglia di Valentina, ahimè, è all'oscuro della relazione tra la ragazza e Nicola Mancuso. A questo punto viene dunque interrogato Nicola Mancuso e racconta agli inquirenti che conosceva Valentina da circa 2 mesi, l'aveva conosciuta in un pub dove lavorava a Biancavilla. Tra di loro era nata immediatamente una grande attrazione fisica, quindi avevano iniziato ad avere rapporti intimi. Nicola sostiene che Valentina sapeva della sua situazione, sapeva che era sposato con 2 figli, ma aveva comunque voluto portare avanti la relazione. Valentina e alcune sue amiche, peraltro, condividevano fin da sempre la passione per il latinoamericano. La ragazza si esibiva in delle serate con il suo gruppo di ballo ed era proprio in una di quelle serate che Nicola aveva messo gli occhi su di lei. Si era avvicinato, i due avevano ballato insieme, ma la cosa per il momento era finita lì. La musica è sempre stata molto importante per Valentina. Fin da piccola ballava in continuazione e, crescendo, aveva sempre lo stereo della sua cameretta a tutto volume. I carabinieri a questo punto cercano di approfondire il rapporto che c'è tra Valentina e Nicola. Interrogano dunque Giuseppe, che afferma di conoscere Valentina da una vita, fin da quando sono piccoli, insomma. Dice che gli voleva bene come ad una sorella. Negli ultimi giorni l'aveva notata nervosa per via della relazione con Nicola. Appena il ragazzo la chiamava, ovunque lei si trovasse e qualunque cosa stesse facendo, mollava tutto e correva da lui. Nicola le mentiva, le diceva che avrebbe lasciato la moglie. Queste, in realtà, sostiene Giuseppe, erano tutte bugie che le raccontava Nicola col solo fine di portarsela a letto. Dalle testimonianze, i carabinieri ricostruiscono dei frammenti del rapporto clandestino tra Valentina e Nicola. Quest'ultimo, come già vi ho detto, è sposato e ha 3 figli. Dunque, era lui a decidere sempre quando e come incontrare Valentina. Le sue sembravano quasi delle convocazioni. Un giorno, tutta la famiglia di Valentina era a tavola per pranzare. Nicola l'aveva chiamata e lei immediatamente aveva chiesto a sua sorella Agata di accompagnarla ad Adrano. Agata le aveva detto di tutta risposta di pazientare, alla fine del pranzo l'avrebbe accompagnata e poi sarebbe andata a lavoro. Ma Valentina sembrava impaziente, così tanto da creare un litigio. Aveva risposto così male a sua sorella che suo padre per la prima volta le aveva dato uno schiaffo. Non era possibile che Valentina si permettesse di trattare in quel modo sua sorella quando la scarrozzava a suo piacimento avanti e indietro. In realtà però Valentina aveva un ottimo motivo per essere impaziente. Nicola aveva delle ore libere, ma non dei giorni liberi. E
avendo una famiglia a casa, regalava a Valentina le briciole del suo tempo. 2 ore oggi, 3 ore domani, 1 oretta dopodomani. La ragazza dunque era impaziente perché sapeva che chi l'aveva chiamata, a differenza sua, non aveva tutto il tempo del mondo. Anche se a quanto pare Nicola veniva definito un libertino e sua moglie aveva anche accettato questa situazione. A Nicola, insomma, piaceva stare con tante ragazze, anche più giovani di lui. Valentina, dopo aver ricevuto lo schiaffo da suo padre, aveva preso una decisione drastica: fare una valigia ed andarsene di casa. Aveva prenotato una stanza in un albergo di nome Holiday, in cui era rimasta per 2 giorni. Gli inquirenti intanto continuano a sentire Giuseppe, il quale afferma che nell'ultimo periodo, in effetti, Valentina si era allontanata dalla famiglia per un litigio con suo padre, ma nulla di grave, anche perché andava spesso a trovare i suoi genitori. Aggiunge che l'ossessione per Nicola era davvero tanta, troppa. Intanto Valentina era stata ospitata ad una villa ad Adrano. Gliel'avevano messa a disposizione gli amici di Nicola. È una piccola casa in campagna dove nei giorni di vacanza la compagnia di Adrano si ritrova. I genitori di Valentina sapevano che si era spostata lì e pensavano che fosse al sicuro, in quanto spesso sia i suoi genitori che le sue sorelle l'avevano accompagnata proprio in quella villetta. Pensavano che insieme a lei ci fossero solo le sue amiche. Intanto gli interrogatori continuano e i carabinieri apprendono che Valentina era turbata in quel periodo anche per una serie di minacce telefoniche. Sentiva la voce di una donna che inizialmente la insultava. Negli ultimi periodi, però, le faceva delle chiamate quasi provocatorie, dicendole: "Ti ha lasciata, eh?" per poi ridere sonoramente. Quella era la moglie di Nicola, che aveva scoperto la loro relazione. La situazione per Valentina a questo punto era diventata insostenibile, quindi si era inventata una palla. Aveva detto a Nicola di essere incinta, provocando solo furia nell'uomo. Nicola non le aveva assolutamente creduto, in quanto secondo lui quella era una balla che Valentina si era inventata per incastrarlo, o meglio, per fargli lasciare la moglie. Nicola a questo punto aveva reagito malissimo, le aveva urlato in faccia di essere una bugiarda e le aveva detto che non era possibile. Così Nicola aveva messo fine alla relazione. Ma secondo voi perché Nicola si infervora così tanto? Usavano per caso un metodo contraccettivo efficace? Beh, no. Nicola sostiene che praticava il coito interrotto. Nicola, ti do una fantastica notizia. Ciao, io sono Silvia e sono nata proprio grazie al coito interrotto. Valentina non era incinta. Quella era davvero una scusa che si era inventata per smuovere la situazione e per far prendere una decisione a Nicola. Ma credere che il coito interrotto sia un buon metodo di contraccezione è errato. Usate le precauzioni. Quelle serie, mi raccomando. Una settimana prima della morte di Valentina, Arianna, di 20 anni, aveva organizzato alla villetta di Adrano la festa del suo compleanno. In quell'occasione avevano fatto uso di erba e di polverina bianca. E proprio in quella serata, Nicola non c'era. Valentina era chiaramente alterata, quella sera aveva esagerato. Gli inquirenti scoprono un altro pezzo di puzzle da non sottovalutare. Le ragazze facevano uso di sostanze e quello che gliele procurava era proprio Nicola. Ad essere interrogato a questo punto è il proprietario della villa, un ragazzo di nome Pietro. Spiega di aver affidato in quei giorni la custodia della villa ad altri suoi amici, ossia a Giuseppe e Sergio. Pietro però dice che era presente al festino del 23 luglio, ma aggiunge che durante le serate erano soliti consumare sostanze tra loro per rendere l'ambiente più allegro. La sera del compleanno di Arianna, Valentina aveva assunto dei tranquillanti, li aveva mischiati con dell'alcol e poi aveva anche fumato. Infatti, ad un certo punto della serata si era sentita male. Arianna l'aveva aiutata a vomitare, mentre Graziana l'aveva aiutata a farsi la doccia, l'aveva rivestita, messa a letto ed era rimasta con lei. Nei giorni che precedono la sua morte, Valentina aveva accompagnato una sua amica a fare un buco fotografico. Quando erano giunte allo studio, il fotografo, vedendola, aveva chiesto anche a Valentina di provare a posare per lui. Sua moglie le aveva fatto 1000 complimenti, Valentina era in difficoltà perché non aveva nessun cambio, nessun vestito adatto. La moglie del fotografo, dunque, l'aveva guardata dicendo: "Non preoccuparti, ci penso io a te." Quindi Valentina si era fatta in qualche modo convincere. E tra l'altro la ragazza si era rivelata un'ottima modella, tanto che il fotografo aveva iniziato a concentrarsi più su di lei che sulla sua amica, che ovviamente nel frattempo ribolliva di rabbia e di invidia. A Valentina era stato inviato un CD a casa col suo buco fotografico, accompagnato da una lettera in cui le veniva chiesto di partire per andare a Roma per fare degli spot pubblicitari. Detto ciò, vorrei sottolineare una cosa prima di proseguire con questo caso. Valentina aveva tanti progetti, certo, forse era presa da Nicola, ma di certo non era una ragazza che gli stava perennemente attaccata. Valentina lavorava, aveva un gruppo di ballo,
Aveva fatto la modella e avrebbe voluto diventare un'assistente sociale. Era dunque una ragazza intraprendente e gioiosa. Ma ora andiamo avanti. Durante gli interrogatori, alcune ragazze insistono sulle intenzioni suicidarie di Valentina, altre invece le smentiscono del tutto. A questo punto, gli interrogatori dei carabinieri si concentrano sull'ultimo giorno di vita di Valentina. Nel mattino del 23 luglio, Valentina si era fatta accompagnare a casa dei suoi genitori per prendere posate, bicchieri e piatti di plastica. Alla sera le ragazze si erano ritrovate in piazza. Erano in macchina con Valentina. Ed erano presenti anche Arianna e Graziana. Valentina e Arianna avevano avuto un piccolo litigio perché quella sera Arianna aveva avanzato l'idea di andare a recuperare un po' di polverina per movimentare la serata. Valentina però si era arrabbiata tantissimo, non voleva che alla festa girassero sostanze, soprattutto perché Graziana era ancora minorenne, ma anche perché sapeva che avrebbe portato quella polverina, Nicola. Valentina, nonostante non stesse più con Nicola, si preoccupava per lui. Ne consumava davvero troppa. Poco dopo, proprio Nicola aveva raggiunto le ragazze in piazza e tutti insieme si erano diretti alla festa. Durante la serata, tutti i ragazzi avevano bevuto e ballato, ma Valentina era sempre nervosa, seduta in disparte. Il motivo era sempre il medesimo: Nicola non sopportava l'idea che l'avesse lasciata davvero e sopportava ancor meno vederlo flirtare con altre ragazze davanti a lei in modo a dir poco spudorato. Infatti, quella sera non erano presenti solo le amiche strette di Valentina, ma c'erano anche altre ragazze che non sempre stavano con loro. Nicola stava facendo il cascamorto con un'altra ragazza che portava il suo stesso nome. Era soprannominata la bionda. Valentina a quel punto era andata fuori di testa, si era alzata e con un passo spedito era andata verso la bionda. L'aveva presa da parte per poi, a quanto pare, sclerare malamente. Valentina aveva iniziato ad insultarla pesantemente per poi concludere con un "attenta perché Nicola è cosa mia". La bionda, d'altro canto, sentita dagli inquirenti, dà una versione diversa. Lei e Valentina in realtà non avevano mica litigato. Tra di loro c'era stata una discussione, diciamo, pacifica. Valentina, la bionda, sottolinea che non se l'era presa perché era consapevole che Valentina era follemente innamorata di Nicola. Ebbene, dopo questa lite ne era venuta un'altra perché Valentina a questo punto doveva fare i conti con Alfio, che le si era avvicinato a 2 millimetri dalla faccia per poi dirle: "Ma come ti permetti di trattare così un'invitata? E poi ti sembra il caso di fare ste scenate? Nicola è sposato con 3 figli". Valentina lo aveva spinto urlando: "Ma lo sanno tutti, che cazzo vuoi?". Quella sera Valentina ed Alfio erano arrivati alle mani. La ragazza aveva usato le unghie. Alfio non le voleva fare del male, ma l'aveva stretta con le mani parecchie volte, lasciandole inevitabilmente sulle braccia dei lividi. I ragazzi che si erano messi in mezzo non erano riusciti a dividerli. Valentina stava avendo un vero e proprio attacco d'ira. Quella sera si erano scagliati tutti contro Valentina. Poi se ne erano andati via dalla villa, lasciandola da sola. I ragazzi avevano detto a Valentina che se ne tornavano tutti a casa loro a dormire, però in realtà avevano altri piani in mente. Arianna, appena era salita in macchina, aveva chiesto a Nicola di procurare un po' di polverina bianca, così da consumarla tutti insieme. Nicola quindi era andato a prendere questa polverina e davvero ne avevano fatto uso insieme. Poi, verso 1:15, Valentina aveva provato a chiamare Arianna senza ottenere risposta. Quindi aveva ritentato chiamando Grazia, anche in questo caso senza ottenere risposta. Questo significa che sicuramente all'1:15 Valentina era ancora viva. Il giorno seguente verrà ritrovata senza vita. Giuseppe dopo un po' aveva proposto di ritornare in villa per chiarire con Valentina. Nicola aveva ribattuto: "Non c'è bisogno, bisogna tornare a casa". I carabinieri apprendono dall'interrogatorio con Graziana la rabbia e l'esasperazione di Nicola per i problemi che gli stava creando Valentina. Quando stavano tornando a casa, Arianna era ormai addormentata, ma Graziana aveva sentito Nicola discutere con Giuseppe. Nicola aveva detto: "Ora la deve finire, o la faccio finire io. Mi sta creando troppi problemi. Basta, deve essere una cosa definitiva. Non ne posso più". Nicola Mancuso, però, sotto interrogatorio, nega ogni circostanza riportata dalle ragazze e dalla sua versione delle ore trascorse dopo aver lasciato sola Valentina nella villa. Nicola racconta che avevano fatto un giro in macchina e poi aveva accompagnato a casa le ragazze e Giuseppe. Era tornato a casa verso le 4:30. Aveva avuto una discussione con sua moglie, ma era riuscito a calmarla dicendole che era in giro con degli amici. A questo punto gli inquirenti gli chiedono delle sostanzine. Ne faceva uso? Nicola non solo dice che non aveva mai fatto uso di sostanze quella sera, ma dice anche di non averne mai fatto uso in generale. Quando i carabinieri gli chiedono: "E come mai i suoi amici dichiarano il contrario?", Nicola risponde: "Ognuno può dire quello che vuole, loro dicono così, io dico il contrario". Dunque, il racconto dei testimoni dell'ultimo giorno di vita di Valentina si conclude in questo modo, con Arianna, Nicola, Giuseppe e Graziana che lasciano la villetta e vanno a far uso della polverina procurata da Nicola, con Valentina che viene lasciata da sola
in villa ad Adrano. I carabinieri, al termine di questi interrogatori, intuiscono che il racconto probabilmente è stato in parte concordato, ma rappresenta una base di partenza per avviare verifiche, controlli incrociati, analisi della scena del crimine, che viene finalmente sottoposta a sequestro. Sembra che questa storia stia prendendo la direzione giusta, quando il tutto improvvisamente si blocca. Perché il capitano dei carabinieri che aveva riaperto le indagini viene trasferito e tutto si ferma per ben 2 anni. Tutto tranne la richiesta di archiviazione che continua il suo iter burocratico e, ahimè, arriva di nuovo ad un passo dalla conclusione. Ma la famiglia di Valentina non si rassegna, specialmente quando si rendono conto che nessuna delle amiche di Valentina si è mai presentata a casa loro. Nessuno ha mai fatto loro anche solo una visita di cortesia per sapere come stessero. Nulla di nulla. La famiglia di Valentina non accetta una verità di comodo che da loro vuole solo silenzio e rassegnazione. Non ci credono al suicidio, non ci hanno mai creduto. Servono ancora una piccola speranza, vogliono giustizia e si rivolgono all'avvocato Dario Pastore. Dalla notifica dell'atto, Dario Pastore ha 10 giorni per presentare opposizione. Dunque, fa immediatamente la copia del fascicolo del caso, predispone l'atto di opposizione e chiede che il caso venga tolto alla Procura della Repubblica. La Procura Generale avoca a sé le indagini, revoca la richiesta di archiviazione e chiede ai carabinieri la riapertura delle indagini. Così, dopo 2 anni, la scena del crimine e tutti i partecipanti a quella festa tornano ad essere oggetto di indagini. A questo punto dell'indagine subentrano i RIS, dunque i carabinieri del reparto investigazioni scientifiche entrano nella villa. La prima domanda a cui devono rispondere è semplice: Valentina poteva davvero impiccarsi a quella tettoia? I carabinieri misurano tutte le altezze e constatano che per arrivare alla trave della tettoia a Valentina mancavano ben 45 centimetri. In questo caso, quindi, l'altezza del soggetto o delle mani del soggetto per legare la trave alla corda non c'era. Era insufficiente, non era in grado di confezionare il nodo dove in effetti è stato formato. Anche perché quello non era un nodo a scorsoio, non poteva quindi scorrere. Di conseguenza, era un nodo che doveva essere stato creato esattamente dove era stato rinvenuto. Oggetto di analisi sulla base delle 44 foto scattate il giorno del ritrovamento del corpo di Valentina è l'ansa che le cinge il collo e le mani che la stringono. La corda che cingeva il collo di Valentina non era un vero e proprio cappio, ma era un'ansa larghissima. Valentina, come già vi ho detto a inizio video, aveva i piedi che toccavano terra. Solo i talloni erano appena sollevati. Sarebbe stato agevole per lei, quindi, togliersi la corda dal collo. Sempre sulla base delle foto scattate si analizzano le evidenti ecchimosi presenti sul corpo di Valentina. Quelle possono essere definite anche ecchimosi digitali perché sono le impronte dei polpastrelli che stringono. Questo documenta che c'è stata un'azione violenta anche sugli arti, sull'addome e sulle gambe di Valentina. Un altro elemento che viene notato è l'andamento antigravitazionale di una goccia di sangue coagulata sul lato della scarpa di Valentina. La direzione di scorrimento è dalla punta verso il tacco. L'andamento di quella goccia non si giustifica con la posizione verticale in cui è stata trovata Valentina. Per avere quell'andamento, il corpo di Valentina doveva essere orizzontale rispetto al suolo. Questo ci dice che quella scena che si era presentata ai carabinieri era una scena simulata, perché la posizione finale in cui era stata trovata Valentina era una posizione artefatta. I laboratori RIS analizzano anche gli abiti di Valentina. Se ricordate, qualcuno aveva consigliato alla famiglia di bruciarli, cosa che non hanno mai fatto. Le sorelle, di comune accordo, hanno posto i vestiti dentro un sacchetto e poi li hanno chiusi in un armadio in bagno che aprono di rado e se ne sono completamente dimenticate. E quei vestiti rappresentano una prova incontrovertibile. Sulla maglietta, sui pantaloni e sulle scarpe di Valentina viene trovato il DNA di Nicola Mancuso, misto al sangue di Valentina. Ma anche in questo caso c'è di più. Sotto le suole delle scarpe viene trovato anche il DNA di un altro soggetto che i RIS identificano come maschio 1, ossia il soggetto per ora ancora ignoto col quale Nicola aveva ucciso Valentina. Il 12 novembre del 2012 la relazione dei medici legali esclude che Valentina si sia suicidata e ricostruisce coerentemente con i rilievi medici incontrati l'ipotesi omicidiaria. Le cose dovrebbero dunque essere andate così. Nicola aveva accompagnato a casa Arianna, Graziana e Giuseppe, per poi tornare alla villa. Con qualcun altro aveva aggredito Valentina, l'aveva stretta a sé creando quelle ecchimosi digitali. Quando Valentina era per terra, Nicola le aveva stretto la corda intorno alla gola, mentre qualcun altro gli aveva tenuto le gambe ferme. Sì, Valentina era stata soffocata con una corda, ma non si era impiccata da sola. Nicola e la persona ignota quindi avevano legato la corda alla trave di quella tettoia, poi avevano appeso Valentina e
se ne erano andati. Il 16 ottobre 2016 viene disposto dal giudice per le indagini preliminari il rinvio al giudizio di Nicola Mancuso per l'omicidio di Valentina Salamone, consumato il 24 luglio del 2010. Nicola Mancuso a questo punto si trova già in carcere per traffico di sostanze. Lui, quello che aveva detto ai carabinieri che non ne aveva mai fatto uso. Infatti si vede quanto non ne aveva mai fatto uso. I giudici del Tribunale di Catania sono chiamati a decidere sulla validità della ricostruzione fatta dai RIS. La difesa dell'imputato ovviamente la contesta nei punti fondamentali, inutilmente. Infatti il Tribunale di Catania conferma la ricostruzione fatta dai RIS e dalla pubblica accusa. Nicola ha ucciso Valentina perché era diventata ossessiva ed ingombrante per sé, per la sua famiglia e gli ambienti mafiosi in cui era coinvolto per traffico di sostanzine. A Valentina non piacevano affatto, ecco perché spesso litigavano. Viene condannato in primo grado all'ergastolo, condanna confermata anche dalla terza corte d'assise d'appello di Catania. Ho una speranza, solo una. Spero che la pena rimanga tale. Spero con tutto il cuore che la Cassazione punisca Nicola, un povero mafiosetto di provincia che è riuscito a raccontare solo bugie. Un uomo, se così possiamo definirlo, che al posto di allontanare Valentina, cosa che avrebbe potuto tranquillamente fare, ha preferito porre fine alla sua vita. Ragazzi, questo caso mi ha colpito per diversi motivi. Ora vorrei sapere però se ha colpito anche voi. Conoscevate questo caso? Che cosa ne pensate? Fatemi sapere quello che volete qui sotto nei commenti. Nel frattempo, ragazzi e ragazze, vi mando un bacione. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi, continuate a mangiare le verdure, ma soprattutto fate ciò che vi rende felici e prendetevi cura di voi. Ciao ragazzi, ciao ragazze.